lavoravo alla GSM, mi ha messo in pensione dopo l'incidente perché ero così messo male che, per fortuna, questa è stata la mia fortuna, perché mi sono dedicato alla mia riabilitazione, che è riuscita benissimo. Beh, poi sono cominciati ad arrivare anche i risultati, no? Siamo in quattro atleti nel giro della nazionale. Per voi cosa significa, cosa rappresentano questi allenamenti che fate qui? Allora, per noi è una maniera per stare insieme, un'aggregazione. Nel momento in cui ti metti al tavolo scompare qualsiasi disabilità, eccetera, anzi c'è soltanto più grinta, più agonismo ancora, e regola numero uno è vincere. Sport ad altissimo livello, grande competizione, grande voglia di vincere, in tutto e per tutto sport con la S maiuscola. Lo sport è uno straordinario mezzo, uno straordinario strumento che va declinato in due forme differenti: da un lato una dimensione squisitamente tecnica agonistica, e poi in una dimensione in termini di strumento di recupero, di comunicazione, di messaggio, per tenere i riflettori accesi non soltanto sulle problematiche legate alle politiche sportive del paese, ma anche sulle problematiche legate alle politiche della disabilità nel paese. Italia. Tricolore in alto fin dal primo momento, Bebe Vio con Federico Morlacchi, gli alfieri scelti in testa al nostro corteo a dar la stura verso la memorabile impresa.